Allora, siamo a San Felice al Circeo, nel porto di San Felice al Circeo, siamo in compagnia del più grande conoscitore dei fondali di tutte le pontine, Gino Anastasia, che stamattina ci ospita e ci accompagna per una battuta di Trena col Vivo. Sono le 4 del mattino, stiamo uscendo a Calamari sperando di farne qualcuno per poter poi pescare a Trena e testare i nuovi prodotti della Tubertini. Testeremo le nuove Wave Runner Red e i nuovi monofili Soflex Floor Carbon. A dopo! Siamo usciti per tentare qualche calamaro, siamo sul banco di Carenella qui al largo di San Felice. Gino ci dice che qui possiamo calare e provare a prendere qualche calamaro. Abbiamo montato le totanarine della Seika da 7,5 con l'attacco normale della girella con le due perline su una canna e sull'altra invece abbiamo montato un terminale con i microattacchi VLP. Abbiamo fatto un trave di 2 metri del 28 con bracciolini da 3-4 cm massimo del 26 e sull'altra ci abbiamo un trave del 26 con bracciolini del 23. Siamo su un fondale di circa 50 metri, ci sono altre barche intorno, quindi tentano la stessa sorte. Quindi domani mattina mi sa che ce li ritroviamo tutti in giro, tutti alla ricerca del calamaro perduto. Allora, arrivati sul fondo, il piombo tocca a terra, in bobina abbiamo del multifibre Jig MX8 dello 014. Arrivati sul fondo, imprimeremo tramite la canna, diciamo, un movimento agli artificiali, stando sempre sul fondo. Diciamo che facciamo delle gercate massimo di un metro l'una e saliamo fino a 6-7 metri dal fondo. Se non capita niente, ricaliamo e ripoggiamo il piombo a terra ripetendo l'operazione svariate volte. Facciamo la prima strisciata sul posto, dopodiché risaliamo e riproveremo un'altra volta la sorte per i calamari. Questa zona, Gino ci spiegava prima che i calamari amano stare appiccicati al fondo perché la mangianza che bene o male si trova in questo posto sono dei sugheri e sono proprio appiccicati al fondo. Abbiamo messo una canna e lì da sola che con un po' di piombo in più quindi scarrozza di meno e riesce a fare il lavoro che deve fare anche con il semplice movimento della barca. Allora abbiamo il Jig MX8 014 sull'Oasis 6000 montato sotto la Sotobo, su quest'altra canna sempre Sotobo abbiamo montato lo 010 X8 Concept. Come mulinello usiamo un Toda 6005, sono dei mulinelli già collaudati in tutto quello che può essere sia la pesca da terra che dalla barca, mulinelli affidabilissimi. Taniamo un po' la frizione. Questi artificiali sono morbidi, non hanno il vestitino di seta, sono di gomma, sono glow, quindi quando li mettiamo verso la luce li carichiamo in modo che si vedano meglio sul fondo. Adesso quando li metteremo nel buio sono come fossero delle lampadine, vedi, come se avessero lo starlight, perché hanno il body gommato con all'interno il fluo. A terra, poi si attende che la cima si appesantisca, con un gioco di polso si imprime agli artificiali un movimento vibrante, ecco perché il bracciolino, perché in corrente l'artificiale può fluttuare meglio. Si rivolge il piombo a terra e con un po' di lenza in bando si attende che il calamaro faccia il suo gioco avventandosi sull'esca.
Allora, abbiamo ferrato un calamaro, il posto dove ci ha portato Gino è buono e gli artificiali sono buoni uguali. Deve essere grande perché da molte testate. È bello, eh? Eccolo qua. Bello, eh? Lo mettiamo in vasca e ricaliamo. Abbiamo appena ricalato, ne abbiamo preso un altro. Questo posto qua sembra buono, ricaliamo subito. Ha mangiato uno sul rosa e uno sul verde. Sono solito, per attirare un po' di più chi è cefalopati e le seppie, usare lo strutto. Quindi ungo il ditino, lo passo sulla spugna e sul vestito, in modo che una volta in acqua rilascia, oltre all'odore che serve per attirare, una scia piccolina che stimola sia le seppie che i calamari. Poi ricordiamoci di caricare gli artificiali. Ho ferrato un altro sul fondo, adesso è da vedere se ha mangiato sul gamberone a terra o se ha mangiato sul seica che ha già preso, perché ne abbiamo preso uno sull'arancio prima e uno sul verde. Adesso vediamo che colore ha preferito. Eccolo qua, e ha mangiato un'altra volta sull'arancio. Questo è un calamaro delle Pontine, ma mi dà, penso che sia un calamaro napoletano venuto qui alle Pontine, perché o si muove. Ha rimangiato sull'arancio e giallo. Stiamo ricalando ed è venuta sul gamberone Ofelia. Eccola qua. E allora, come avevamo anticipato stamattina, siamo ospiti del signor Anastasia Gino, il quale ci ha dimostrato che col buio, con le luci, con i lampioni, non ce n'è per nessuno. Ci ha portato, insomma, su questo banco di carenella, su questo fondale. Dopo speriamo di poter andare a fare un po' di traina col vivo. Abbiamo fatto, insomma, 6-7 calamari e una seppia. Continuiamo fino all'alba a pescare i calamari. E allora, stasera aspettiamo l'alba e poi vediamo se qualche piloto si vuole attaccare i nostri anni. E va bene, allora, come avevamo già detto prima, attendiamo che la barca finisca l'abbrivio, ricaliamo, a tra poco. Qui abbiamo il terminale che abbiamo detto prima, con un bracciolo da 50-60 cm col gamberone appiccicato sul fondo, e abbiamo i due oppai che hanno funzionato entrambi. Però ha funzionato pure il gamberone, perché l'obiettivo era prendere una seppia e comunque l'abbiamo presa. Salendo. Una volta ha mangiato sul verde. Ecco qua. Abbiamo capito, ti sei arrabbiato.
Dai, fatti vedere. Fai un sorriso agli amici di Tara Fishing TV. Sulla base della secca dove ci ha portato Gino c'è una bella attività. Mangiano molto attaccati a fondo, forse perché quel poco di mangianza che c'è è spiaccicata proprio sulla posidonia. Ci ha mangiato sul gamberone. Sì, sul gamberone. Eccolo qua, sull'arancione. Allora, mettiamo in tasca. Però lo strutto funziona, eppure le totanarine della Seika vanno bene. Ha rimangiato sull'arancio giallo. Ma manco fossero vivi sti calamari. Durante il recupero a mezz'acqua c'è un fantasmino di quelli invisibili che neanche me ne ero accorto. Ha mangiato anche sul blu. Con multifibre va benissimo. L'X8 Concept 010 va benissimo. E allora, purtroppo le condizioni marine hanno avuto un cambio repentino, improvviso, e non ci permetteranno di pescare col vivo. Le previsioni girano e quindi dicono che domani sarà buono. Purtroppo abbiamo fatto tanti calamari. Mi sa che domattina la levataccia se la fai tu e ci procuri qualche cartuccia buona. Mi toccherà alzarmi molto prima dell'alba, notte fonda, vediamo di fare qualche bel calamaro per qualche bel vertice. E allora un saluto a tutti gli amici di Tara Fishing TV. Per questa sessione di video al calamaro ringraziamo come sempre Dubertini per le attrezzature messe a disposizione. Alla prossima! Allora, nella sessione della pesca al calamaro che abbiamo fatto stanotte abbiamo usato totanarine della Seika nelle misure da 5 e da 7,5. Abbiamo usato le varie colorazioni, quelle col giallo e verde, quelle con l'arancio e il giallo hanno preso un po' tutte. Hanno preso anche i vecchi gamberoni dell'owner che avevamo. Abbiamo usato in bobina due tipi di trecciato, sempre il jig line MX8 però in misura da 130 metri dello 010 e il nuovo Concept X8 sempre 8 capi però tubertini, sempre dello 010 da 130 metri, 150 yards. Abbiamo usato fare i terminali con il Soflex, i travi sono stati fatti col 26 e col 28, i bracciolini invece, come abbiamo visto prima, il particolare che veniva attaccato sul trave veniva fatto con il 23 e col 20, sempre del Soflex. Come moschettoncini abbiamo usato i TB4002, come piombi abbiamo usato i nostri piombi da 100, 150 e 200 grammi. È stato molto comodo avere le gabbiette perché durante gli spostamenti nella notte a volte avere tre pesciolini a bandiera su una barca mentre si cammina è facile che qualcuno ci possa passare vicino e si possa far male. Quindi abbiamo usato le misure piccoline perché per quanto riguarda questi artificiali qua abbiamo usato le misure più piccole e quindi abbiamo usato la small, gli Squid Hook Saver, poi ci sono in altre due misure, medium e large, che vanno bene sia per le totanare grandi che per gli artificiali da traina. Per quanto riguarda il girelame abbiamo usato sempre girelle TB120S
e per fare i microattacchi del trave al quale avevamo collegato i pesciolini abbiamo usato gli attacchi VLP, i micro. Sono delle berline forate con lo spacco che si inseriscono con il bracciolino all'interno. Hanno sempre quattro fori, però hanno lo spacco per essere inserite. E quindi ci siamo trovati bene con quasi tutti gli artificiali, nel senso che ne abbiamo provati tanti, però quelli che hanno preso di più sono stati questi, in questa misura qua. Nelle misure piccole non siamo riusciti a collaudarli, perché ci hanno dato subito su questi e quindi abbiamo continuato sia col gamberone Ovner che con i nostri Seika ormai già collaudati in quasi tutti i mari d'Italia. La cassettina, la Squid Box, doppia faccia, quindi da un lato abbiamo gli oppai, da un lato si possono mettere i piombi inseriti oppure si possono mettere i gamberoni, ed anche questa è un'altra cosa, vuol dire che ci ha risolto il problema di portare cassette, cassettine artificiali, una sola cassettina, facciamo tutto, mettiamo tutto l'occorrente. La borsa nuova, questa qui in Eva, forbicine e quant'altro, questo è il materiale che abbiamo usato per la pesca al calamaro.